diretta, è tutto sui nostri social. Purtroppo. Non abbiamo nascosto nulla. No, non abbiamo nulla. Nascosto e nulla. Per farmi perdonare di questo ballo. Sì. A tradimento. Sì, no. Questo è tutto per te. Ah, lì. Che cos'è? Lì, un omaggio. Voglio sapere come sta. Voglio salutare papà. Non lo chiamare papà. Non è vero. Papà. Io vendo il pesce! Troppe ansie, troppi sogni, delusioni e poi il senso di fallimento. Io sono un uomo onesto. Pazienza con me. Parlo di me. Gliela dico io. Stavo dicendo. No, no, no. Il no, pezzo no. È buono. Me. Sono trasparenti, volano. Mentre i pezzi sono buoni, ma ci dobbiamo lavorare. Becca, sai. Ma abbiate pazienza, era tutta la vita che sognavo questo momento. Wow! Grazie. È tutta la vita che sognavo questo momento. Potremmo abbinarlo al, al successo o alla popolarità, che sono due cose diverse. No, due cose diverse. La popolarità poi è complicatissima da gestire, nel senso che se non hai le spalle, diciamo, abbastanza ampie, ma anche i piedi a terra, diciamo, è una cosa che ti può mandare fuori di testa. Se non capisci che è una cosa momentanea, che è una cosa che va coltivata, che potrebbe finire... Se non capisci quello ti puoi fare molto male. Molto male. Se sì. Il tuo successo fosse arrivato a 20 anni, ecco, come sarebbe stato per Massimiliano Gallo? No, questa è una bella domanda, nel senso che io spesso vedo questi fenomeni di giovanissimi, no? Che vengono poi, si trovano in questo tritacarne. E non penso... è il nostro tritavolta, ragazzi. No, no, no. Ve lo dico. No, tritacarne nel senso mediatico, no? E di sovraesposizione. E mi rendo conto che è veramente complicato, cioè non so che tipo di futuro possono avere, che quanti reggono quel passaggio. Che... Poi ci si chiede a 30 come saranno, a 40, tu hai 40 anni Massimiliano? 40? 40 più 15. Hashtag la volta buona, twittate, raccontateci, mandate anche messaggi per Massimiliano Gallo, che vedo sì. Fabrizio D'Alessio già pronto tra iPad, telefono, e accanto a te c'è una stand artist molto brava con la quale vorremmo puntellare i momenti della tua vita. Ah, grazie Cristina di essere venuto, questa era, era un omaggio che volevamo fare con Michela Mistosomi, che si è reinventata un po' di anni fa da mamma di tre figlie, insegnante, per così intrattenere i suoi bambini, anche quelli degli altri, e ha dato vita a questa nuova forma di arte. A proposito di arte, che insomma tu sei nato in una famiglia di artisti. Sì, 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 sì. Credo che sia un artista debba avere l'esigenza di esprimersi, poi qualcuno lo fa con la pittura, con la scultura, con il racconto, con la scrittura. Credo che nasce da un'esigenza. Cioè, lei pensa che questa cosa sia nata per caso. Così per caso, invece nasce invece da no, un'esigenza. Invece no, Cristina, fattene una ragione. Sì. Non è così. Non e è chissà così come così. Mai è nata la serie Imma Tataranni. Questa è la terza stagione. Avete tenuto incollato tu, la protagonista, veramente milioni di telespettatori. Questa sera si riparte dalla partenza di tua figlia, di vostra figlia, Valentina, sì. La figlia appunto di Pietro e di Imma Tataranni, che sta per partire. E a quel punto Imma e Pietro resteranno da soli. Saranno meglio o peggio? Papà! Ah, poche cose, però la valigia pesa un quintale. Forse dovresti fare un po' d'attività fisica ora che avrai un po' di tempo libero. Appena arrivo a Napoli ti chiamo. Papà. Ciao, ciao. Ma a Napoli pensi soltanto al fidanzato tuo. Piano, piano, a questo punto. Ciao. Eccola. Eccola. Ciao, Valentì. Puoi chiedere al...
alla dottoressa Tatarani un permessino di un'ora, volendo essere ottimisti anche un'ora e mezza. Che intenzioni hai, scusa, eh? Volendo essere ottimisti anche un'ora e mezza. Sogna Estro, no? Con Vanessa Scalera, che poi, insomma, lavorate ormai sempre insieme. Sì, sì, sì. Siamo, diciamo, una coppia artistica, nel senso che ci troviamo molto bene, ci capiamo, ci intoniamo, abbiamo proprio... Avrà un difetto però questa donna? Sì, sì, sì. Sì, dimmeli, no, dimmeli è, tutti. No, no, è un po' Imma, cioè è un po' pure Imma. È un po' Vanessa. Imma, eh? No, 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 è stupenda come collega. Sarà arrabbia sul set se dai male la battuta? No, 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 noi ci abbiamo tu? Proprio... No, no, noi due, ti dico la verità, ci abbiamo proprio il piacere di stare insieme in scena, è così, e poi è successo pure per Filumena, per le altre cose. Per Filumena Marturano? Sì, sì, che è stato, diciamo, una bellissima follia raccolta poi da Francesco Amato, che è lo stesso regista di Imma Tataranni, e chiaramente... Una pazzia, perché poi nell'immaginario non c'era neanche più Edoardo, ma c'era Sofia Loren e Mastroianni. Anzi, facciamo un augurio a Sofia Loren, perché è notizia proprio di oggi che è caduta. È stata operata, quindi speriamo che si possa rimettere presto in forma. Dopo, assolutamente. Insomma, tutti noi l'abbiamo festeggiata per i suoi 89 anni. E questa sera quindi sappiamo cosa fare, cosa vedere, la terza serie parte. Prima si parlava del tritacarne, dove possono andare i ragazzi, no? Quando diventano famosi subito. Massimiliano Gallo, figlio d'arte, ha cominciato molto presto a lavorare. Ecco perché noi siamo davanti al nostro tritavolte e ogni volta ti farò vedere due momenti della tua vita e mi dovrai dire quella che è stata la tua volta buona e quella che invece non lo è stato, perché in realtà... La escludiamo. Sì, perché nella vita tu di fronte a te hai un bivio e devi scegliere dove andare, di un qua sliding doors. O di là, esatto. Ma mi fa paura questa cosa. Comunque, no, non ti mettere paura, non ti mettere paura. Tutte le cose, capito? Che dopo distruggi, dici... Hai detto che eri contento di vedermi. No, sono contento di vederti. Sei un falsone, però, allora. No, sono contento. Che c'è? Non sono contento di questa cosa, perché non so che succede. Vai. Allora, due momenti della tua vita. Sì. In realtà lo stesso che si poteva dividere o da una parte o dall'altra. Passioni di tutti quelle che hanno i bambini, no? Sì. Calcio, può essere anche la scherma, cioè le passioni dei bambini. Ho fatto sia calcio che scherma pure. Ah, pure? Fatto pure scherma, vedi, sì. Non lo sapevo. Questa, ecco, è, una, questa una... è una carta. E l'altro invece è il palcoscenico. Tu, Massimiliano Gallo, cosa triti e cosa ma tieni? Ma tritiamo immediatamente. Ma subito questo. Proprio. Sì, proprio. Qua. Ciao, ma, vai. Ciao, questa è stata facile, dai, che è stato indolore. Ah, ma viene proprio tritata proprio. Sì. Vedi? Uè, ma tu ci devi guardare più spesso il pomeriggio però, no, eh? Ma lo sapevo. Volevo vedere se eri attenta e se il pubblico lo sapeva. No, volevo sottolineare anche i potenti mezzi messi a disposizione della Balivo. 5 anni, invece di giocare a calcetto, così sì, per strada, tu dove stavi a 5 anni? No, io a teatro, nel senso, ho cominciato chiaramente a teatro a 5 anni, era un gioco, era la festa della mamma e avevo questo vestito di Zorro che poi mia madre mi aveva cancellato a Zeta per farmi ballare un tango, quindi ballavo un tango con questo vestito di Zorro. Multitasking, sì, ragazzo. Sì, uno si arrangia. E quindi ho debuttato così e poi dopo ho continuato e nell'accordo che avevo con la mia famiglia, che dovevo chiaramente finire il liceo, certo, e quindi d'estate mi permettevano di lavorare anche con i grandi. Cosa quindi facevi in estate? Teatro? Anni, teatro, a 10 anni facevo. No, avevo fatto anche una cosa che prima si chiamava il trenino, trenino va... Trenino va, era sulla guarda Rai. Dario Salvatori, Dario, sul trenino va, aiutami. Sul trenino va, guarda Rai, Dario Salvatori. No? Il trenino va? Il trenino va dove chiama... va? Che è il buco? Rai 1 era, no, credo. No, è un ritornello e basta. No? No, era un programma però per bambini, ah, che faceva anche dei, no, telefilm. No. Io feci un telefilm all'interno di questa cosa, ma facevo Pulcinella, facevo il figlio di Pulcinella negli spettacoli. Tu eri contento? Contentissimo. Ti sentivi il protagonista? Assoluto. Ti hanno pagato? No, non mi ricordo, però no, allora la Rai mi pagò con dei buoni, buoni? Questo me lo ricordo perché c'avevo sta Atlante che era il mio orgoglio, l'avevo comprato con questi buoni della Rai, ma all'epoca ti davano carina i buoni. Questa cosa.
Era bello. Utile? Sì, no, era anche secondo me un bel segnale, nel senso un ragazzino invece farlo guadagnare che comunque... Quindi ti hanno dato dei buoni scolastici. Che, sì, no, che potevi spendere in libreria con delle cose. Se mi ricordo questo Atlante che mi sono tenuto tutta la vita, era comprato con i soldi della RAI. Stupenda questa cosa. Adesso questo Atlante ce l'hai ancora? Questo non l'avevo mai detto, no. Perché nei vari traslochi l'ho perduto. Come l'hai perso? L'ho perduto, l'avevo pure autografato, perché poi a 11 anni feci pure il mio primo autografo, in una mattinata vennero dei ragazzini, e io feci, sai cosa, questa cosa mi sconvolse. Quindi con i buoni della RAI compri un Atlante, addirittura firmi il primo autografo, sì. E a 12 anni... Che faccio? Scusa. A 12 anni? Ma fai preoccupare quando fai... Che ha fatto a 12 anni? Ma avete scoperto, ho rubato in un autogrill. Non lo so. Come lo stai dicendo tu? No, l'hai io fatto? Non ho mai rubato. L'hai però fatto? Non l'ho mai fatto. Non l'ho non mai hai fatto. Mai rubato? No, no. Bravo. No, sinceramente no. Sinceramente no. A 12 anni questo ragazzino che appunto aveva deciso che doveva fare l'attore passava ore e ore ad ascoltare un personaggio amato da tutti. Sì. Dimmi chi è, perché sennò mi sbaglio. No, è Proietti. È Proietti, grande Proietti. Mito assoluto. Un attore serio deve fare delle lunghissime pause, durante le quali fa finta di pensare, perché questo gli hanno detto. Tu quando farai l'attore, a un certo punto fermati e fai finta di pensare. Poi se pensi o non pensi non ha importanza. Questo è importantissimo per una carriera. Ecco, delle pause lunghe. Ecco, dondolare un po' il capo e voce bassa, sì, parto. Alcuni bravi guardano ogni tanto anche per aria, ma insomma quelli già... Bello. Ed intorno... E camminano, inquadrati fino a qui. Ma la tragedia si svolge sotto. I piedi non sanno dove, non sanno, cioè perché c'è un segno convenuto, ma allora c'è sempre di solito uno che gli spigne i piedi. Gli fa ancora un altro passetto. Sì, intorno. E fanno finta di vedere quest'aria, che invece stanno a cercare. Che è arrivato. Ah, il rapido cadere delle morte energie. Poi ritornano, più spediti perché la strada ormai ha conosco. Rimanevo incantato, perché poi non era soltanto questo straordinario attore, ma era proprio un incantatore di serpenti, era uno che riusciva proprio a tenerti lì, poteva anche non parlare di cose... incredibili. Io una volta l'ho visto da vicino al Mercadante, noi ritiravamo un premio, io e mio fratello Gianfranco, e arrivò lui che fece, non disse niente, diceva soltanto buonasera, ci sono dei momenti, che momenti, prendendo pause infinite, prese tipo 45 applausi a scena aperta senza dire niente, quindi quello è quando vai proprio oltre, quindi quando sei il vero mattatore, e per me è stato proprio... simbolo di magia e di bellezza. Però pensate, noi stiamo sottolineando questo momento dell'infanzia di Massimiliano, perché a 12 anni già registrava Gigi Proietti, ecco perché poi che bella questa, Michela ha rappresentato, esatto, tu da bambino davanti al palcoscenico, quel palcoscenico che avevi sempre sognato e che piano piano conquisti. Però bravo anche tu che a 12 anni studiavi Proietti. Sì, ma lo registravo con le audiocassette, perché all'epoca non c'avevo ancora neanche la videocassetta, però con l'audiocassetta poi mi comprai anche un'audiocassetta di Proietti dove c'erano canzoni, stornelli e poesie fatte da lui, monologhi. C'era questo amore malato e denutrito, fatto di parole smozzicate, questo amore usato e digerito, buttato in pasto al popolo ignorante come fosse una cosa interessante. Avevo copiato chiaramente da lui. Grazie. E quel bambino che sognava il palcoscenico, figlio d'arte, perché insomma il tuo papà era lui. Nunzio Gallo. Era Nunzio Gallo. Nunzio Gallo.
Però pure la tua mamma, una bravissima mamma, attrice di teatro. Sì, faceva l'attrice con Taranto. Parliamo sempre di tuo papà, però pure no, tua mamma. No, faceva l'attrice, poi chiaramente dovette lasciare, eravamo quattro figli e quindi lasciò. Però poi riprese con questa compagnia dei piccoli dove io lavoravo. E la svolta possiamo dire che arrivò con Fortapascio, con il tuo... Sì, Fortapascio arriva pure quello paradossalmente tardi, nel senso io facevo teatro e quindi credo che avessi 38-39 anni, vado a fare questo provino per Fortapascio, Marco Risi, grande film, e vengo preso per questo ruolo. Ci credevi in quel ruolo? Era il tuo? Sì. Eri sicuro di vincerlo quel provino? Il provino fece un bel provino. Feci un bel provino. Ma quante altre volte avrei fatto un bel provino, però, Massimiliano? No, però quando te lo senti, nel senso, cioè, era un personaggio, e anche il provino era molto bello perché era la scena dell'arresto, quindi era molto plateale. Io poi feci questa cosa di battermi il petto, che piacque molto a Marco Risi, quindi poi l'abbiamo lasciata nel film. Però fu una cosa incredibile, che poi mi chiamarono che Marco Risi voleva conoscere. Gli avevi 40 anni, a proposito di successo, arrivato a piccoli passi. Sì. E noi abbiamo un pezzetto di quel film. Ah. 2008, Fortapascio. Sì. È bravo capitano, avete chiamato pure la stampa. E a voi chi vi ha fatto passare? No. Restate, siete miei ospiti. Però dovete scrivere che qua non ci si rispetta nemmeno più per le cerimonie sacre, per i bambini. Forza, portatelo via. Ma qual è l'imputazione? E ce lo dovete chiedere al pretore Rosone. Ma a proposito, non è venuto il pretore, no? Dice che tengo un'arma da fuoco. E allora vediamo addosso che è arma da fuoco. Ma che ci siamo, impazziti? Addosso, non tengo niente. Se battersi. L'abbiamo fermato poco prima. No, ma no, non c'è. L'abbiamo fermato poco prima. No, non c'è niente, non c'è niente altro. No, posso dire una cosa seria su questo film? Innanzitutto è la storia di Giancarlo Siani, questo giornalista che ucciso dalla camorra. Giovanissimo dalla camorra. C'era uno straordinario Libero De Rienzo, al quale farei un altro applauso. E poi nel film c'era un altro grandissimo Ennio Fantastichini. Libero era ricordiamolo Libero. Era un puro, forse troppo puro per questo mondo, e quindi molto sensibile, una grande sensibilità, grande generosità, grandissimo talento. Ed era l'unico attore che non ho mai sentito dire. Con lui non ho mai proprio sentito una parola negativa su altri colleghi, infatti era voluto bene da tutti. Quando io lo vedevo, lui faceva questa scena dell'arresto, però faceva il mio ruolo perché lo sapeva a memoria, quindi era anche fan degli attori che lavoravano con lui, era una persona straordinaria. E poi c'era Ennio Fantastichini, attore straordinario pure lui, che pure lui non c'è. Grazie per questo ricordo, perché entrambi gli attori, appunto, per motivi diversi, cause diverse, non ci sono più, ma non entriamo nei dettagli. No. Fortapascio è stata la volta buona sicuramente nel cinema di Massimiliano, ma c'è stato un altro ruolo molto importante dove tu sei stato il protagonista, e lascio a te scoprire qual è. Questo è Fortapascio, questo facile. È Fortapascio. E questo è un altro protagonista, e mi devi dire chi tieni e chi triti. Vabbè, chi è? È cattiveria. È Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Stupendo, stupendo. questa è un po' una cattiveria. E certo. Questa è un po' una cattiveria, e chiaramente... Già siamo troppo buoni con te, perché sei talmente bravo, bello, tutto. Cioè. No, purtroppo devo tritare Fortapascio. Ma dai. Purtroppo sì, ma... Perché? Perché chiaramente... Tanto io lo trito. Però mi dispiace... 2008 trito. Così è finito, tutte le cose del petto, la mia svolta, niente. Finita, ecco. Vabbè, però... Vabbè. Marco Risi non è... No. No, e tengo Vincenzo Malinconico perché chiaramente in questa carriera fatta a step, fatta chiaramente con grande fatica, arriva poi il protagonista su Rai 1, quindi mi prendo... le paure, gli oneri, i doveri e lo stress di un protagonista Rai 1, sai benissimo quali sono, quindi lo share, quando vai in onda il giorno dopo, aspettare le 10 gli ascolti, no raga, voi vissuto? Non potete avere idea che spiegaci cos'è. Il dietro le quinte a casa, che io non lo sapevo, perché non avevo, cioè partecipavo diciamo con successo alle altre fiction, però questa
dice ti chiamiamo domani, poi ti chiamerà probabilmente la direttrice di Rai Fiction domani. E io ora ti fermo qui, così mi racconterai di questa telefonata, okay. Perché per 60 secondi ci dobbiamo fermare. Dopo 60 secondi la famosa telefonata dopo la prima puntata di Vincenzo Malinconico. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio, sono le 14:29, sono in compagnia di Massimiliano Gallo. Questa sera parte la terza serie di Imma Tataranni, e sapete, lui e suo marito Pietro, quest'uomo che sta a casa, lava, cucina, si occupa della figlia, oh, finalmente un papà, beh, come si deve. Beh. No, diciamo che rispetto a Pietro e Ruggeri ho distrutto la vita dei mariti italiani che mi hanno scritto, ci hai rovinato la vita. No, era fatta apposta per cambiarla, gliel'hai spiegato. Hai creato un precedente, ci hai messo in difficoltà. Invece la cosa curiosa è che molte donne... Che ti dicono? Ti vogliono come marito? No, mi dicono, ma com'è che questa non cucina, non ci sta mai a casa? E io dico, ma scusa, se io fossi stato io procuratore di successo e la moglie a casa... questa domanda non me l'avresti fatta. Quindi la cosa curiosa è che proprio le donne fanno questa domanda. Perché forse le donne non riescono a chiedere all'uomo di fare un passo indietro? No, secondo me culturalmente siamo ancora molto indietro, nel senso, è ancora il paese dove su una violenza chiedi prima veramente come era vestita o a che ora era uscita e poi chiedi che cosa è successo. Quindi credo che dentro di noi purtroppo ci sia questa roba, no? È difficile. Ecco perché poi anche la fiction può aiutare, i libri, la comunicazione. No, la Rai è stata coraggiosissima, perché comunque era un uomo del sud che esce completamente dal cliché dell'uomo del sud, certo. E quindi si occupa della famiglia, diventa il timone anche nei momenti più complicati, anche quando Imma sta per perdere, diciamo, la direzione. Quindi era una novità, una grande scommessa, direi uno. Ma che l'avete vinta, che così come vinta. Vincenzo Malinconico l'hai vinta, sì. Perché prima dei 60 secondi ci siamo fermati dicendo attenzione, perché quando va in onda una fiction, una serie, un programma, a un certo punto il giorno dopo ci sono gli ascolti. E come vanno questi ascolti? Quando c'è una serie, ci sono varie puntate, magari ci sono 6 puntate, insomma, poi devi partire abbastanza bene, perché non puoi recuperare, no, devi aspettare 7 giorni per recuperare, non è come qua tutti i giorni. E quindi aspetti, no, le ore 10, la telefonata della direttrice. 10, dice qualcosa, probabilmente chiamerà la direttrice, quindi già non dorme a notte prima, già non sai che cosa è successo, sicuramente chissà com'è andata, chissà com'è andata. Io poi c'avevo sempre contro il Grande Fratello, Piazza Pulita, 2 partite della Roma in chiaro, quindi ho detto vabbè. Invece è finita, Vincenzo Malinconico sarà Malinconico. Ho vinto sempre, quindi la prima telefonata fu una telefonata di complimenti. Da parte della direttrice Maria Pina Mirati, penso che fosse lei già. E infatti poi hanno confermato la seconda serie che comincia a girare fra poco, i primi di ottobre, ripartiamo a girarla e finiremo. Ma davvero? Ma sai che non lo sapevo proprio? No, ma lo so, non ma io sapevo ogni tanto... neanche chi fosse lo scrittore di questa serie, non sapevo, così smemorata. Ma guarda. Che ti chiedo? Sì. Di guardare lì. Sì. C'è un motivo. Che cos'è? Massimiliano carissimo, nonché Vincenzo in senso malinconico. Tra poco partiranno i nuovi episodi della nuova stagione dei Matataranni e io non vedo l'ora di assistere alle evoluzioni tue e di Vanessa Scalera, che è una delle migliori attrici che abbiamo in Italia, ma nello stesso tempo ricorda che tra poco cominceranno le riprese della nuova stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Partiamo ad ottobre e io sono particolarmente felice di ricominciare questa nuova avventura con te, perché come tu ben sai, da quando tu sei diventato Malinconico, Malinconico è diventato Massimiliano Gallo. In questa meravigliosa simbiosi ci siamo ritrovati e andremo avanti a lungo. Ti voglio bene, a presto. Grazie, che bella sorpresa, che bella. Malinconico è stato un incontro d'amore, un incontro d'amore. Bello che uno scrittore così importante dica sei tu adesso fonte di ispirazione del mio personaggio. Bravo Massimiliano. Grazie, grazie. No, ma diciamo era un personaggio che mi somigliava per certi versi, per delle cose. Io poi me lo sono cucito un po' addosso, gli avevo dato quella cosa della valigetta che lui usa come copertina di Linus. E poi quando ho cominciato a improvvisare e quindi chiedevo a Diego, ma posso aggiungere questa cosa? No, aggiungi quello che vuoi, perché tanto oramai la pensi come Malinconico, quindi
Vai avanti. Sei perfetto. Quindi... Tanti successi sono arrivati, avete sentito Forte Apache, Vincenzo Malinconico da poco, questa sera la terza serie di parte, però prima in maniera molto carina Massimiliano ha rivelato la sua età, ha detto 40 più 15, sì. Figlio d'arte, quattro fratelli, la mamma fa un passo indietro perché insomma c'erano quattro figli a casa, il papà era però Nunzio Gallo, quest'uomo che lavorava all'ortofrutta. No, il padre aveva un negozio di frutta. Il padre però la sua voce era talmente forte che qualcuno poi ha cominciato, lo nota e gli pagano. Sì, lo nota e gli, lo fanno studiare, quindi poi dopo ha studiato lirica, ha cominciato con la lirica, poi lui con Tito Schipa e poi dopo è passato alla musica leggera. Però il tuo papà tutti questi successi li ha visti? No. Neanche uno? No, perché 2008 è finito papà. E quindi si è perso pure Forte Apache. Mia madre è riuscita a vedere Forte Apache, ma non Mine Vaganti. Intanto Michela ha sottolineato il momento tuo e del tuo papà. E la verità è che poi noi cresciamo. Un po' tutti i figli vogliono rendere orgogliosi i genitori. Quel fatto di non poter raccontare, confrontarsi con un papà che era Nunzio Gallo, appunto, quindi non era... È stato pesante? Ma è una cosa che ti manca, nel senso, lui ci ha seguito subito, perché poi abbiamo cominciato io e mio fratello Gianfranco, e quindi lui era nostro primo fan, quindi ci ha seguito a teatro, ci ha visti, ma ha visto fare anche delle cose. Però chiaramente poi quando inizi ad avere una svolta un po' più importante, con una solidità diversa, ti farebbe piacere fargli vedere le cose che fai. E poi è chiaro che non sempre questa cosa è possibile, poi ti manca, nel senso mi è mancata questa cosa, mi è mancato. Infatti a Ferzan, quando gli dissi che poi mia madre non era riuscita a vedere Mine Vaganti, se me lo dicevi ti davo un link, te lo mettevo su una... perché noi andammo a Berlino, perché il film andò a Berlino e quindi poi tornammo e poi dopo poco mia madre, diciamo, finì. Massimiliano, figlio appunto di un cantante importante, di un'attrice, e anche tu non te la cavi male a cantare, anche tuo fratello. E allora abbiamo ritrovato voi da ragazzini. Wow. No, eravate già grandi, insomma. Sì, grandicelli con tuo fratello. Sì. Non so se te lo ricordi quel momento. Non so che filmato è. C'era l'Alda De Usanio. Ah, ti ricordi? Mamma mia. Ma l'Alda De Usanio sarà stato il piacere dell'estate, credo. Era, credo, 87-88. 87, quindi ragazzini. 90, diciamo. Ma non quindi di per più. Me è un bambino, visto che per me è 40 anni. Ma tu poi non eri nata. Ma certo che ero nata, sono dell'80, Massimiliano. E qui siamo cresciuti tutti, guarda. Siamo cresciuti tutti. E allora da quel papà e figlio vediamo quel momento, appunto, 88, 87, 80, non lo so. No, però era quel momento tanto, lì. Tanto tempo fa, se era quello che dico io. Era l'Italia in diretta, mi stanno dicendo. Ah, l'Italia in diretta. L'Italia vabbè, in diretta. Comunque saremo 90, 90 e qualcosa. Vabbè, comunque eravate voi. Prego, Gino. Noi abbiamo una sorpresa per Nunzio Gallo. Abbiamo i due figli prediletti di Nunzio, Gianfranco e Massimiliano Gallo, eccoli qui! Oi vita mia, oi cora, e visto cora, si stata, o prima amore, o prima lorda, ma sarai a me. Bravissimi! Nunzio Gallo, che ne pensi dei tuoi figli? Sto morendo, sto sei tremando, commosso? Sto piangendo, non ciao, so più che cosa, mi commuovo, che devo fare? No, ma cioè... Oi vita mia, oi core, e visto core, si stata, o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Lo sai che sono fidanzati e si sposano? Ah, si sposano. Dicendo piano tutta l'Italia. Sì. Auguri. Ma anche auguri. Tu sei sposato da poco, eh? Sì. Dove hai fatto, Daniele, la dichiarazione d'amore a filo? Dove?
Posto, posto. A Ciron Marina. A Ciron Marina, lui invece, scusate, a Piazza della Signoria a Firenze. E che è successo quel giorno? Che vergogna. Raccontalo, se hai il coraggio. No, è successo che eravamo, io ero col teatro a Firenze, quindi mi aveva raggiunto mia figlia e poi Giulia. C'era mia figlia Giulia, poi c'era mia moglie Shalana, e ancora non moglie, e il figlio di Shalana, Leon. Quindi c'erano i figli. C'erano i figli con cui ho parlato, ho detto, raga, è un segreto, così e così. Quindi poi mi sono messo sto anello in tasca, perché c'aveva una cosa gigantesca con la luce che girava, era una cosa inguardabile. La scatoletta era... Una cosa allucinante. E tolgo sta roba, lo metto in tasca e quindi andiamo a Piazza della Signoria, mi inginocchio, ma lei non ha capito, cioè non ha capito niente, quindi diceva, ma che cos'è, uno scherzo? L'hai comprato dai cinesi, che era invece un anello... Non è importante. Però giustamente vedendolo senza custodia, senza niente, poi quindi mi sono inginocchiato, poi mia figlia riprendeva e poi mi sono alzato perché tutti i turisti hanno iniziato a applaudire. Quindi ci ha creduto, ti ha sposato? Dopo ha capito, sì, mi ha sposato, sì. Ecco. Cioè, ci sono testimonianze, nel senso che avevamo una foto. Quindi... Voglio venirvi a vedere a teatro perché farete una cosa insieme. Dal 9 al 19 novembre siamo al Teatro Cilea a Napoli. Con cosa? Con Stasera Punti a Capo, che è uno spettacolo che ho scritto io, sugli anni 80. Oh. Quindi Shalana fa la DJ, quindi perché per me la cosa, una delle cose più iconiche degli anni 80 era la radio, e quindi risponde a telefono, a queste telefonate che arrivano, mette i pezzi e con la sua meravigliosa voce accompagna tutto lo spettacolo in questo racconto. Bella, talentuosa, sì. Giovane, tu perfetta. Giovane, mo ha voluto sottolineare sta cosa. No, vabbè. Massimiliano, ma per me tu hai 40 anni. Ho capito, però perché sei coetaneo di Shalana. Poi lui è diventato anche direttore artistico del Teatro Tasso di Sorrento. Teatro Comunale di Sorrento, il Teatro Tasso di Sorrento. Insomma. No, che è una cosa a cui tengo perché, insomma, vogliamo riportare il teatro di Sorrento ai fasti di una volta, e Sorrento merita di essere su un palcoscenico internazionale. E Massimiliano Gallo ci riuscirà. Porteremo un po' di cose. E allora, cose visto che parli tanto di teatro, sì, cinema, questa sera la serie, un sacco di cose, sì, allora ti chiedo, ma se tu dovessi scegliere tra un Leone d'Oro e un quarto scudetto del Napoli... Allora, questo è se andate oltre la cattiveria. Noi andiamo oltre. Cosa tritiamo? Andate oltre la cattiveria, perché non si fa. Non si fa perché quando si parla di lavoro e di fede non si fa. Quindi, volendo scendere al vostro livello bassissimo, bassissimo di questa livello, cosa, io dico che siccome il Napoli ha vinto già 3 scudetti e io lo amo già con tutto il cuore, già. Io no, quel Leone non l'ho preso, quindi mi piglio primo Leone, poi loro un giorno... Qui c'è un problema, scusate. Caterina. Mo va alla trita, va. Caterina non riesce a tritarlo. Soprattutto dopo ieri, ma tu hai visto? Ragazzi, hai visto la partita di ieri? Altrimenti poi devo cosa scendere. Cosa pensi dell'allenatore Garcia? Penso brutte cose, quindi non mi fa parlare. Cosa pensi? Non penso, diciamo, belle cose. No. No, non si poteva dire. No, penso che sia un grandissimo allenatore. Che come sta facendo col Napoli? Sta facendo malissimo, nel senso che... cioè, io dico, vieni ad allenare questo giocattolo perfetto. Allora, io dico, se mi chiamano come direttore artistico di una cosa, dice, sai, una compagnia che ha fatto sempre goldoni e io faccio scarpette. Madonna mia! Madonna mia, mi ragazzi, è scappato! L'abbalivo mi è scappato! Buttato. Ecco, Madonna mia, questo mo non so, mo non so. Mamma mia. No, perché è scusa, ma già la telefonata di Laurentiis. No, perché questo non funziona mai. Appena l'ho appoggiato è andato giù. Perché questo è fatto a Roma, su coso. Massimiliano Gallo. Perché parlare di Garcia in questo momento non ci conviene. No, penso di no. Intanto di no. Questa sera nessuna partita, ma c'è Imma Tatarani, Tre. E Michela Crisostomi ha preparato l'ultimo momento della tua vita per te. E lo vediamo insieme. Vabbè, l'ultimo momento è brutto. No! L'ultimo momento della tua vita. No. Ti chiediamo quale sarà la tua volta buona.
Cerco, in che senso? Quale potrebbe essere la tua prossima volta buona? Ah, la mia prossima volta... Ma mo che è questo... No, quello sei tu. No, è perché sembrava, perché l'ultima cosa, che si parla l'aldilà che mi avvia verso la fine, mi pare una poca... Non so che è stato... Cioè, che è stato questo viaggio verso cosa? Verso il futuro, come sarà il sembra... futuro di Tatar... No, di Tataranni, no, di Massimiliano Galli. Mio, però sembra, vabbè. Comunque, l'ultima volta buona. L'ultima volta buona... Quella sarà la tua prossima volta buona? Non si dice, perché io da buon napoletano scaramantico dico non esagerare, non chiedere troppe cose. Che le stelle si arrabbiano. Ma avete messo sto coso e cosa? Se no le stelle si arrabbiano, ma avete fatto triturare il Napoli. Lasciatemi stare, non voglio niente. Non voglio niente, mi sta bene così tutto. A questa grazie. Sera, grazie Massimiliano. Un bacio a Scialana, vi aspetto qui insieme. Grazie, grazie davvero. Massimiliano Gallo! Grazie.